Allora, buongiorno. Come vedete, questo mare è stupendo, però purtroppo è offuscato da delle nuvole. Per cui, anziché apparire cristallino, anziché apparire sull'azzurrino, è un po' più sul grigio. Adesso è un po' uscito il sole, ma di solito prima era tutto sul grigio. Cosa voglio intendere con questo? Voglio intendere che l'attuale società basata sull'economia, di fatto presente ad oggi nel mondo, è imperniata sul concetto dei soldi, che di per sé sono un'invenzione eccezionale, perché ti evitano di portare con te tonnellate di mele da scambiare sotto forma di baratto con altri servizi o altri beni. E quindi di per sé il concetto di soldi è veramente eccezionale, una bellissima invenzione. Dovrebbe dare una garanzia di avere un servizio o un bene a fronte dello scambio di questo tipo di moneta, che è un tipo di moneta, cioè moneta di denaro. Oh, benissimo. Se noi facessimo uscire un po' di sole, vedete, adesso sta uscendo, cambia il panorama. Ossia, se potessimo in qualche maniera, grazie anche alle mie indicazioni, poter raffinare il sozzume sotteso da quella gestione umana non corretta, non morale, non etica della gestione dei soldi, si potrebbe finalmente avere ciò che dovremmo meritarci, e cioè un mondo idilliaco costruito con saggezza e con lungimiranza, per poter trascorrere questa vita di per sé breve nel migliore dei modi, proprio perché ogni elemento che compone la società agisce secondo coscienza, e nel qual caso non lo voglia fare, viene costretto, se ha intenzione di abitare in questo tipo di società, viene costretto dalle regole dello Stato, che deve fare rispettare in maniera assidua e puntuale, viene costretto ad agire bene, per il bene dello stesso singolo, che non si andrà a mettere nei pasticci allorquando compie dei reati, e per il bene della società, che di questo comportamento non farà altro che giovarne. Adesso, più che dire come, che rimanderò ai prossimi video, perché questi sono tutti video da seguire uno dietro l'altro, perché fanno un quadro generale, oltre che particolare, della situazione, cioè di questo mondo che vorrei far migliorare grazie alle mie intuizioni, ai miei escamotage, per poter adire a un mondo perfetto, stato perfetto. Quello che poi in realtà col mio primo video, Fraccone numero 1, avrei voluto intendere, cioè quella che era la mia intenzione praticamente, cioè il salvatore della madre, eccetera eccetera, in maniera, diciamo, simpatica, così detta umoristica, ma anche in maniera veritiera, perché se le persone attuassero quello che dico, credo che cambierebbe il mondo drasticamente, un mondo supportato da una coscienza globale di persone positive che vogliono il bene loro e di tutti, con atteggiamenti poco egoistici e molto altruistici, che però portano alla fine il risultato di essere egoistici, perché se tutti si comportano bene, ovviamente il mondo è più performante e se ne trae beneficio molto di più di quello che si trae allorquando si adottano degli atteggiamenti egoistici. Allora, cerchiamo di levare un po' queste alghe, no? Queste alghe che deturpano il paesaggio, e quindi levare il sozzume umano che con atteggiamenti non corretti porta alla cattiva gestione dei soldi. Benissimo. Vi siete mai domandati perché
tante cose non funzionano bene, a fronte di tante altre che funzionano bene per questo, per questo modello di Stato che potrebbe essere quello capitalistico, che ha molti lati positivi, perché se guardate laggiù ci sono degli yacht immensi, grazie ai soldi si dà lavoro alle persone che costruiscono delle cose bellissime, perché l'ingegno umano è alto e si riesce a fare veramente delle cose mirabolanti. Miriam. Ah, che bello, che bello. L'umano è veramente una fonte di flusso intellettivo per tanti versi incredibile e incomprensibile, perché un po' rispecchia il divino, no? Per cui ci sono persone, degli individui che sono dei geni assoluti e che portano avanti la carretta rispetto a tutti i parassiti, a quelli che se la prendono comoda, eccetera, perché lo Stato, con le sue regole malfatte, permette che ci sia questo malaffare, questo cattivo andazzo. Mi riferisco ad esempio a quelli che si permettono di disturbare il prossimo credendo di passarla impunita, e si mettono là a diffamare o a dar fastidio proprio fattivamente con delle loro azioni illecite il prossimo. Tanto per fare un esempio, purtroppo mi sono imbattuto ultimamente in questi problemi, e queste persone si vantano del fatto che potranno facilmente passarla liscia, saranno impuniti perché la giustizia funziona male, perché tanto il magistrato nemmeno legge le carte, eccetera eccetera, cosa che non è così, perché prima di tutto le persone devono sapere che parlare sul web è di grande responsabilità, perché per esempio se tu parli su una piazza con tanta gente, affidi le tue parole a una memoria che può essere collettiva ma può essere distorta e può essere vacua, cioè nel tempo ti dimentichi un po' tutto. Ma se tu affidi i tuoi commenti scritti e le tue cose sul web, fai dei video eccetera contro qualcuno, non dicendo la verità ma parlando male eccetera eccetera, diffamando eccetera eccetera, ebbene la roba rimane in maniera stabile ed è molto più grave. Perciò paradossalmente, per chi non lo sa, è molto più grave scrivere cose, sbeffeggiare eccetera, che andare a parlare con qualcuno anche in una piazza. Però purtroppo la giustizia, noi siamo abituati, non funziona un granché bene, anche perché lo Stato è sovraccaricato da vertenze, querele eccetera eccetera, per cui i magistrati fanno il possibile e non hanno a volte nemmeno il tempo di prendere in considerazione tutto così come vorrebbero e come dovrebbe essere. Questo perché? Perché funziona male il sistema. Un sistema che è basato sul concetto, ad esempio, della giustizia, sul concetto che chi perde paga sia gli avvocati che le spese giudiziarie. E però se non hai soldi questo perdente non paga, proprio perché non ha niente da pagare, e già si parte male, perché lo Stato dovrebbe provvedere a fare delle regole ben chiare per cui chi commette un reato, e il reato bisogna che sia ovviamente dimostrato, e anche rapida, no, il metodo, senza ombra di dubbio, ma insomma, chi commette il reato è doveroso che paghi e risarcisca il danneggiato, oltre che la società, per aver fatto perdere tempo la società stessa a occuparsi di questa questione che lui stesso ha causato. Per cui è inammissibile, signori miei, che chi conosce un po' magari dei precedenti, eccetera, si faccia il gradasso e creda di poter rimanere impunito, insomma, facendo quello che vuole e continuando a commettere reati. Perché?
perché lo Stato dovrebbe assicurare al danneggiato il giusto rimborso. Cioè chi non ha soldi, non, in questo, o chi non ha niente da perdere perché non ha proprietà, eccetera, eccetera, tranne che a fronte di una detenzione in galera, che magari gli può venire pure comoda perché gli passano da mangiare, gli danno modo di fare attività ricreativa, eccetera, eccetera. Beh, a fronte di tutto ciò non è nemmeno giusto che il danneggiato non venga risarcito come dovuto, perché sarebbe così semplice cambiare le regole e impostare una situazione per la quale chi danneggia, eccetera, debba risarcire, anche se non ha soldi, con il suo lavoro forzato. Per lavori forzati non si intende con la catena al collo, la palla al piede, ma si intende un lavoro che deve essere fatto da chi ha danneggiato, secondo una sentenza del giudice, e nel caso contrario che questo non si rifiuti, venga messo allora sì in un posto, in una gattabuia a pane d'acqua e integratori, pane d'acqua e integratori, così non muore, gli si dà tutto il necessario, ma cibo cattivo, cioè cattivo, non piacevole come può essere la pasta, aglio, olio e peperoncino, un cibo che lo fa sopravvivere perché nessuno vuole la sua morte, ma insomma deve stare in un ambiente di detenzione vera. Al contrario invece può riabilitare se stesso e deve venire messo in condizioni di fare un qualcosa che possa essere utile alla società, e quindi un lavoro per quello che riuscirà a fare, comunque che deve essere un minimo, che ne so, non sai fare proprio niente, vai a raccogliere l'immondizia, va bene, lo devi fare in maniera adeguata, e i soldi relativi al tuo lavoro, perciò magari quello è un ingegnere, se sa fare delle cose facesse il suo lavoro, quindi guadagnerebbe di più rispetto logicamente a chi lava per terra, che è un lavoro dignitoso ma ovviamente di minor valore anche in relazione al conguaglio monetario che si farebbe. E insomma, con il guadagnato, questo signore che ha fatto, che non ha niente e che si è permesso invece di dar fastidio a qualcun altro, dovrebbe con quei soldi, una parte li terrebbe lui per il sostentamento dignitoso del suo essere, e l'altra parte andrebbero come riscatto della sua persona e come pagamento del danno che ha causato. Una parte andrebbe allo Stato per le spese sostenute per fare questa causa in tribunale, e l'altra andrebbero, la parte maggiore andrebbe ovviamente al danneggiato, che vedrebbe i suoi diritti garantiti. Quindi la gestione della giustizia in questo caso diventerebbe una gestione positiva, in quanto ovviamente diventerebbe anche una fonte di guadagno per lo Stato, per cui ci sarebbe un guadagno nel fare, un guadagno assicurato nel fare le cause, e non ci sarebbe questo dispendio di soldi che non si sa chi li risarcirà, eccetera, eccetera, perché magari due fanno cause e tutte e due non hanno i soldi, ovviamente i soldi ce li mette lo Stato. Invece, perché poi alla fine in questo caso tante volte le spese giudiziarie va a finire come mi è successo a me, che le paga chi ha ragione, perché quell'altro non c'è niente e io, avendo dei soldi, ovviamente alla fine devo risarcire lo Stato per questa causa, no? Paradosso di paradosso. Nell'altro caso invece, in cui chi danneggia è obbligato a risarcire, ovviamente farà questo, anche se non ha niente, col suo lavoro, e lo Stato guadagnerà in servizi, beni, perché prima di tutto gli vengono levate le cose che ha, si possono rivendere, oppure con i servizi, e quindi anziché prendere mano d'opera e pagarla allo Stato con le nostre tasse, eccetera, eccetera, si servirà di queste persone che sono state condannate, che faranno i servizi pubblici di utilità pubblica. Mi sembra questo il minimo indispensabile per avere la base per garantire poi l'equità dello Stato, perché laddove non c'è equità
del buon gestire le cose, ovviamente non ci si potrà mai aspettare di avere una pace sociale ed un posto apprezzabile dove vivere, perché uno non ha mai la sicurezza di vedere diciamo avvallati i suoi diritti e vedersi retribuito ciò che gli spetta. Quindi, come base, questo è per farvi un esempio, in uno stato sociale perfetto, io direi, basato sui soldi, perché ancora non vogliamo parlare di moneta tempo, quindi l'abolizione dei soldi che sottendono le conseguenze più gravi del mondo, sono qui a proporvi una serie di innovazioni. E la prima è i lavori forzati, con dignità ovviamente del condannato, che dovrà, a meno che non vuole avere una reclusione con solo il sostentamento per la sua vita, si verrà vista l'occasione di poter lavorare, cosa che poi, sai, nel stare senza fare niente è un po' desiderata da tutti i carcerati che stanno là senza fare niente e vogliono essi stessi lavorare, tanto è vero che in questi carceri già tante volte si fanno fare dei lavori che sono pure molto apprezzabili. Ecco, quei soldi in larga misura dovrebbero andare allo Stato e al danneggiato. Credo che questa sia la base minima per poter avere giustizia. Se non c'è questo e ci si rifugia ancora in tutte le magagne dello Stato, come può essere un indulto, come può essere sconti di pena vari che per qualche amicizia che potrebbe, non lo so, che potrebbe capitare, perché quello così conosce qualcuno che poi magari, ecco, il giudice gli dice, non lo so, adesso io non me ne intendo, ma soprattutto un indulto oppure una prescrizione, non va bene, perché se ci si affida a questo, allora i grandi reati con truffe grandissime o ladrocini di soldi ingenti, praticamente grazie a buoni avvocati si traccheggia nel tempo, e grandissime frodi a carico dello Stato o danneggiamenti per ruberie varie passano assolutamente ingiudicate, e con il risultato che questi soggetti la fanno franca. E allora vediamo questo colore grigio da un mare stupendo, cristallino, allorché è tranquillo, non agitato, e c'è il sole che splende, e potremo ritornare a vedere quel celeste impeccabile di un mare che già è bello così, anche mosso, però sarebbe, nelle condizioni ideali, sarebbe perfetto. Quindi, allorché c'è la giusta regola che tutela i cittadini che vogliono vivere per bene, e allorché si fa sì che vengano queste rispettate, perché non basta fare la regola, come siamo abituati noi, fatta la regola, trovato l'inganno, si dice, allora sì, cambieranno le cose. E se tutti potrete condividere questo video, e gli altri che farò, magari, forse un giorno si riuscirà a fare qualcosa di buono. Saluti!